piacere davvero essere qua e mi sento di essere qua sia come ministro della cultura che come ministro del turismo, perché il food, il cibo, è un pezzo importante della cultura, dell'identità italiana, un pezzo importante di cui sono orgogliose le nostre comunità locali, i nostri comuni, ognuno dei quali ha un pezzo di tradizione fondamentale, sia nel settore del cibo in generale che nel settore del gelato, della pasticceria. Ognuno ha una ricetta tradizionale tramandata di generazione in generazione e lo vive come un pezzo dell'identità della cultura locale. E anche con il ministro del turismo, perché è sempre più chiaro che i grandi flussi turistici che si muovono nel mondo si muovono per motivazioni diverse, spesso coincidenti, ma in qualche caso in base soprattutto ai paesi di provenienza di questi flussi turistici, hanno un motore in qualcosa di diverso. C'è chi sceglie un paese prima di tutto per l'arte, per la cultura, per l'offerta culturale, c'è chi sceglie un paese invece per lo shopping, per la moda, e c'è chi sceglie un paese per il cibo, per l'enogastronomia, per il food. E l'Italia offre l'eccellenza in tutti questi campi, quindi investimenti in cibo, investimenti in tradizioni identitarie tramandate di generazione in generazione fanno parte di una, fanno diventare uno dei grandi attrattori turistici del paese. Poi mi fa piacere essere qua, quindi in questa fiera sono già venuto, quindi torno, sono tornato ben volentieri. Mi fa piacere perché Rimini, come grazie al lavoro che è stato fatto in questi anni, in particolare dal sindaco Andrea Agnassi, è diventato l'insieme delle cose che l'Italia deve potenziare per poter crescere, incrociare i settori più tradizionali con i settori più innovativi, legare il grande turismo balneare alla vocazione delle città d'arte, perché vedete, il turismo balneare nel mondo avrà sempre di più una concorrenza enorme. E a questa concorrenza noi ci possiamo presentare vincenti sapendo di poter offrire qualcosa che gli altri paesi non hanno da offrire. Cioè che a pochi chilometri dal mare, da una spiaggia, in Italia, in qualsiasi luogo, c'è la bellezza dell'arte, della cultura, del paesaggio, delle tradizioni, del patrimonio materiale e immateriale. E l'investimento che Rimini sta facendo sulla città, cominciata dal ricordo dei 100 anni della Resta di Bellini, ma tante altre iniziative, tante altre aperture di teatri, tanto altre aperture di nuove iniziative, dimostra esattamente come la strada sia giusta e sia giusta per seguirla con grande determinazione. Quindi complimenti a voi e complimenti a voi.